I progressi ci sono stati, le prestazioni hanno un lento ma costante miglioramento, ma ora al Pescara servono le vittorie, servono i tre punti, già dall'infrasettimanale di questo martedì con l'Ascoli che apre la parte finale del campionato. Le ultime 10 partite caratterizzate da sconti diretti, che sono 7 per quella che è la classifica attuale. Solo i match con Pisa, Monza e Salernitana al momento non si possono definire tali. Quello contro il Picchio è uno snodo decisivo, una sconfitta darebbe al Pescara il senso di un percorso irrimediabile verso la C, una vittoria, oltre che il sorpasso in classifica, come avvenne lo scorso dicembre con l'avvento di Breda, darebbe ulteriore slancio per la rincorsa al quart'ultimo posto, piazzamento play-out, distacco dalla quint'ultima permettendo. Il tecnico Gianluca Grassadonia recupera Drudi dopo la squalifica e Balzano dopo il problema al ginocchio avuto a Cittadella. Mancheranno ancora Bocchetti e Tabanelli, si va verso la conferma del 4-3-3 visto a Lignano, resta da vedere se con la conferma della stessa linea difensiva, nel caso escluso Drudi, oppure con il rientro al centro del difensore romagnolo, Gut potrebbe giocare nell'inedito ruolo di quarto di destra per una linea un po' più bloccata. In avanti Maestro e Galano ai lati, Giannetti e Seter insidiano Odgaard per il ruolo di centravanti. Sappiamo che affrontiamo domani una squadra forte, di qualità, dalla tempra dura, ma allo stesso tempo dico che la rispettiamo fortemente, ma anche noi abbiamo tanta qualità e soprattutto sappiamo che è una partita non fondamentale ma veramente importante. Quindi i ragazzi si stanno preparando bene, siamo in ritiro già da ieri sera e domani ci aspetta insomma una partita molto affascinante. Dobbiamo solamente continuare, perché la strada intrapresa è quella giusta. E ripeto, trovare massima cattiveria sotto rete, perché la squadra comincia a creare, comincia a capire quello che bisogna fare sempre di più durante le partite, e quindi assolutamente massima cattiveria. Sul fronte Ascoli mancheranno tre ex, Pucino e Stojan infortunati, Brosco squalificato dopo l'espulsione rimediata con il Venezia, rientra Kragel che contende una maglia a Dorazio, difesa completata da Pinna, Avlonitis e 40, centrocampo con Eramo, Bukel e Saric, in avanti Sabiri e Bidawi agiranno a supporto di una punta, Baic in gol col Venezia se la gioca con Dionisi. Sarà una gara particolare per il tecnico Andrea Sottil, chiamato al capezzale del Pescara lo scorso luglio. 6 punti nelle ultime 6 partite della sua gestione non bastarono a evitare il play-out col Perugia, occasione nella quale il tecnico torinese riuscì a ricompattare il gruppo fino alla sofferta salvezza all'ultimo rigore. Una grande gioia seguita dall'amarezza per la mancata conferma. L'anno scorso è stata un'esperienza molto, molto dura, molto difficile, dove alla fine siamo riusciti a conquistare l'obiettivo di rimanere in Serie B. È stata un'altra esperienza professionale che mi ha dato tanto, quindi però oggi sono allenatore dell'Ascoli, ho di fronte l'obiettivo e farò di tutto, come sempre faccio il massimo di me stesso per centrare l'obiettivo. È stato un'ottima seduta di allenamento dove ho visto concentrazione, serenità, impegno come sempre, soprattutto grande voglia di affrontare questa partita importante, questa finale, perché è una finale, ce ne abbiamo 10, questa è una partita, una finale, una partita importantissima. Da metà anni 70 sono 38 i precedenti tra Pescara e Ascoli, col Picchio in vantaggio, 19 vittorie a 10 e 9 pareggi. Un bilancio negativo, ma che il Pescara sta invertendo, visto che il Delfino è in serie aperta di 3 vittorie consecutive, doppio 0-2 in trasferta con Zauri e Breda e 2-1 casalingo con le Grottaglie. E domani tenterà il poker. Direzione di gara a Di Bello di Brindisi, arbitro da 118 presenze in Serie A. Per il Pescara 3 precedenti, tutti nella massima serie, e 3 sconfitte. L'ultima nel 2017, 0-2 con la Juventus, Ascoli con una vinta, una pareggiata e 2 perse, e ultimo precedente circa 8 anni fa.